Ed eccola qui la nuova Renault Espace 2023. Lo dico io così, de botta, subito, boom! Avrebbero potuto chiamarla Austral più 2, perché di fatto questa macchina è un'Austral allungata, è lunga 4,72 m, poggia su un passo di 2,74 m, utilizza la stessa piattaforma CMF, Common Module Family, nella versione CD, quindi nella stessa che è stata utilizzata per l'Austral, ma appunto a differenza del SUV di categoria inferiore, mettiamola così, qui siamo nel CD, invece con l'Austral siamo nel pieno del C, beh, qui ci sono 7 posti e non 5. In realtà i 2 posti posteriori sono un più 2, sono degli elementi che servono ad avere quel posto in più, giusto se serve, per portare 2 cuginetti, per portare 2 amici, o comunque per avere una declinazione di spazio leggermente aumentata, ma di fatto è una versione station wagon, mettiamola così, di una vettura che è già presente sul mercato. Per quanto riguarda lo stile, non è molto differente rispetto a quello della stessa Austral. Chiaramente rimane il concetto di stile che abbiamo conosciuto anche nell'ultima Renault. Ovviamente ci sono alcuni accorgimenti che differenziano le 2 vetture, ma i gruppi ottici AC rimangono esattamente gli stessi. Chiaramente sono dotati di tecnologia Matrix LED con una calandra che utilizza, lo vedete, degli elementi tridimensionali che vanno poi a girare attorno anche al logo della losanga tridimensionale con radar di distanza integrato, per cui all'interno di questa vettura ci sono tutti gli elementi di aiuto alla guida di livello 2 che fanno parte del mondo Renault già da qualche anno. Mi piace moltissimo questa verniciatura dedicata alla versione Esprit Alpine, che è la variante più sportiva con 170.000 virgolette della nuova Espace, e mi piace anche il cofano come è stato disegnato, perché queste nervature che vanno a segnare molto profondamente la parte destra e la parte sinistra sono solcate da un'altra nervatura centrale che va a creare queste gobbe e va a dare movimento ad un elemento che caratterizza molto la vettura. Mi piace anche come è disegnata la parte bassa, con uno spirito che guarda di buon occhio anche l'aerodinamica, con questo splitter, lo vedete, che richiama anche un po' il mondo del fuoristrada, anche qui esattamente come il concetto di sportività, il mondo del fuoristrada viene reinterpretato da un punto di vista di stile, e poi ci sono alcuni accorgimenti aerodinamici come questa presa d'aria, la vedete, che va a generare una sorta di air curtain all'esterno della ruota, che è molto generosa nella dimensione, andando a migliorare il CX. Tenete conto che in questa declinazione di prodotto, appunto Esprit Alpine, che viene utilizzato come marchio sportivo ma allo stesso tempo fighetto per anche i prodotti Renault, si utilizza un cerchio da 20 pollici gommato 235-45 con declinazione di gomma Michelin dedicata a questo prodotto. Anche il cerchio, lo vedete, è specifico, viene firmato Alpine e non fa quasi nulla per celare il disco in acciaio e la pinza flottante a doppio bistoncino, piuttosto generosa nella dimensione. La minigonna è abbastanza presente nel contesto della vettura, tende a insinuarsi all'interno della carrozzeria, dove spicca anche la presenza di questa onda nella parte bassa che va a solcare la parte mediana delle 2 porte. E poi l'altra cosa che mi piace è come i codolini passaruote e anche chiaramente lo splitter e l'estrattore dell'aria posteriore siano verniciati di questo nero lucido, che contrasta molto bene con la carrozzeria e va a essere ripreso anche nella cornice dei finestrini e ovviamente anche nei mancorrenti che accompagnano lo sviluppo del tetto. Non ci sono soluzioni bicolore in questo caso, hanno preferito una carrozzeria un pochino più armonica per quanto riguarda la resa cromatica, puntando tutto su quello che è invece la parte sottostante, appunto dando la differenza di colore in seconda lettura, appunto nella parte bassa. Per quanto riguarda la parte posteriore, spicca la presenza del logo Espace con la E che va a ricordare la tecnologia motoristica di cui parleremo a brevissimo, e poi lo vedete, il gruppo ottico sempre a C con tecnologia Matrix che va diciamo a essere molto profondo nello sviluppo all'interno del portellone, però senza essere collegato da una parte all'altra, lasciando però spazio al logo della Renault. Apriamo il portellone con la GVZ, occhio, e andiamo a vedere come si distribuisce la vettura a livello di spazio, perché anche con 7 posti, lo vedete, comunque rimane spazio per 2 trolley da cabina, un po' di acqua e vian, non si sa mai, qua in Francia fa sempre comodo, ma allo stesso tempo la vettura rimane anche molto spaziosa, soprattutto quando andiamo ad abbattere
i due sedili posteriori, o andiamo a scegliere una versione a 5 posti, perché esiste anche la versione a 5 posti, dove il litraggio arriva a circa 700 litri. Vi faccio vedere com'è fatta per quanto riguarda gli interni. I due posti posteriori, come vedete, sono dei più due, sono molto ben realizzati dal punto di vista costruttivo, ma l'accesso a bordo è abbastanza limitato dal fatto di avere il montante, ovviamente anche un sedile piuttosto voluminoso. Le precedenti generazioni di Spass chiaramente erano un pochino più pensate da questo punto di vista rispetto a questa, che ovviamente ha delle caratteristiche differenti. Frazionamento 60-40, come vi dicevo, la fila centrale di sedili può scorrere in avanti di una più di 10 cm, e questo consente di aumentare lo spazio nel bagagliaio e ovviamente fare più spazio anche a chi siede dietro, eventualmente per brevi tragitti. C'è anche una zona anteriore molto ben fatta, chiaramente guarda di buon occhio la multimedialità, con uno schermo molto generoso verticale nella zona centrale e una strumentazione che parla di tecnologia e chiaramente parla di la capacità da parte della vettura di essere connessa e ovviamente al passo coi tempi. La porta è estremamente leggera nella sua esecuzione, questo consente a questa nuova Espass di scendere sotto i 1600 kg per quanto riguarda il peso complessivo, senza comunque rinunciare a materiali di buona qualità. È bella la gomma nella parte alta, è molto bella questo materiale tecnico che va a rivestire la zona centrale di questo allestimento Esprit Alpine, e poi nella parte bassa invece abbiamo della gran croccantezza con un design che va ad integrare ovviamente anche la parte di sistema multimediale. Battitacco Alpine, chiaramente anche il tappetino firmato Alpine, e poi anche i sedili vantano la stessa caratteristica per quanto riguarda l'estetica, con il logo Alpine cucito all'interno di questa microfibra che va a rivestire il poggiatesta, e poi il sedile che vanta un misto tra microfibra e tessuto nella zona centrale, molto sportivo, sicuramente un materiale che pensa e guarda di buon occhio a chi ama le auto un pochino più sportiveggianti rispetto a quelle un pochino più lussuose, senza però rinunciare al lusso. Ci sono elementi comunque interessanti come la cintura con la cucitura bleu in stile Alpine. Vi faccio vedere come è fatta dentro. Una vettura che, come vi dicevo, vanta due display, uno verticale e l'altro orizzontale, è perfettamente connessa con l'universo di Google. Chiaramente la vettura ha una connessione sua, ma volendo si può anche connettere in wireless il cellulare con Apple CarPlay ed Android Auto, ma come vedete sono tantissime le app che fanno parte già di serie del sistema. Si accede ovviamente anche a Play Store e di fatto questo sistema si comporta esattamente come quello di un cellulare, per cui è quasi inutile sincronizzare attraverso le app di sincronizzazione il vostro cellulare, proprio perché tutto è già disponibile all'interno della vettura stessa. La climatizzazione rimane parzialmente integrata all'interno del display stesso. Nella parte sottostante, come vedete, ci sono degli elementi fisici per regolare la temperatura, la velocità della ventola, chiaramente attivare e disattivare la climatizzazione, e poi nella parte centrale, come vedete, abbiamo un tunnel abbastanza profondo per quanto riguarda la svuotatasca e il portabottiglie, due porticini USB, e poi qui in questa zona sotto questo tunnel è possibile mettere il cellulare per ricaricarlo in wireless. C'è anche un po' di posto qui sotto, eccolo qui, lo vedete, con un piccolo pozzetto che viene chiuso dal bracciolo in questa così voglia di nascondere gli oggetti dagli occhi indiscreti di chi guarda da fuori la vettura. Detto questo, volante con comandi touch, eccoli qui, li vedete, per quanto riguarda il cruise control adattivo che abbiamo visto davanti con il suo bel sensore di distanza, e poi anche tutti gli altri comandi che vanno a pilotare la strumentazione. Lo vedete come disegna diverse modalità d'uso, tra cui anche la mappa a tutto schermo, oppure anche il contagiri o altri elementi appunto che fanno parte del computer di bordo. E poi qui trova posto un elemento che è molto caro agli utenti di Mercedes, ovvero il selettore del cambio, anche quelli di Tesla, il selettore del cambio per il drive, il neutral o la retromarcia nella parte alta, il devio luce per quanto riguarda i cristalli, quindi il tergicristallo cristallo nella parte sottostante, poi il satellite, cosa che non mi è mai piaciuto molto di Renault per quanto riguarda la radio. Una volta che imparate a usarlo è facilissimo, ma comunque sulle prime non è molto intuitivo. E poi c'è la questione anche legata al multisense, quindi con le sospensioni a controllo elettronico che vanno ad essere disegnate nel comportamento alla stregua di quello che fa anche il sistema di quattro ruote sterzanti, appunto attraverso il sistema multisense con diverse impostazioni: comfort, eco, sport, personal
e appunto si ritorna a comfort attraverso questo tasto che disegna diversi profili della vettura. Per quanto riguarda l'interno, come vedete abbiamo anche qui sopra nella parte alta chiaramente il sistema per gli occhiali e poi anche lo specchietto per guardare dietro se i vostri figli fondamentalmente stanno facendo casino. In più guardate un po' come è fatto anche il tetto in cristallo, è generosissimo per quanto riguarda la dimensione, è la dimensione più generosa sul mercato, non si apre ma di fatto è un tetto veramente molto ampio per quanto riguarda la dimensione. Non è male questo interno rispetto alla Megane elettrica, mi piace già un pochino di più a livello di integrazione nello stile della plancia, che mantiene una certa orizzontalità, viene rifinita con materiali di alto livello, soprattutto in questa variante Esprit Alpine, e chiaramente conserva anche la volontà di offrire un buono spazio a bordo con appunto questi elementi come cassettino, come portoggetti e i pozzetti qui sotto, che danno quel quid di spazio in più comunque ad una vettura che in termini di volume non è per niente banale. Vi faccio vedere, eccolo qui, come si accede alla fila posteriore di sedili. Non è banale di fatto salire a bordo di questa vettura, ovviamente lo spazio, bisogna essere un po' agili per salire nella parte posteriore, ma invece per salire nella parte centrale abbiamo una porta che si apre quasi a 90 gradi, eccola qui, la vedete, e poi la capacità chiaramente del sedile di scorrere indietro e di essere regolato un po' più umanamente, proprio per offrire quello spazio che serve anche a me, che sono alto 1,90 m, per sedermi qui dietro. Lo vedete? Ho parecchio spazio per le gambe, tra l'altro anche qui dietro il sedile è molto scavato, proprio per consentirmi di avere il massimo dello spazio. Per quanto riguarda il sedile, lo vedete quanto può scorrere in avanti rispetto a questo che invece è tirato tutto indietro. Per muoverlo posteriormente, lo vedete, basta farlo scorrere, volendo posso far scorrere anche la mia fila di sedili ulteriormente, eccolo qui, zac, l'ho fatto e ho guadagnato ancora spazio, annullando però la seduta di chi siede dietro. Per cui è per quello che vi dico che siamo di fronte a un Austral 5+2, proprio perché a differenza di queste Espass che erano arrivate sulla soglia dei 5 metri, ovviamente lo spazio nella zona posteriore è completamente differente. Già in questa generazione, nella quinta, comunque bisognava fare un po' di sacrificio per salire dietro, anche se poi in realtà avevamo a che fare con una vettura che era di fatto una sorta di ammiraglia, ma il vero concetto di Espass, diciamo, l'abbiamo visto fino a questa quarta generazione, dove appunto salire dietro era un pochino più semplice e il concetto di monovolume era espresso un po' meglio. La vera verità è che chi ha inventato tutto è stata questa prima generazione nel 1984, con un abitacolo che prendeva ispirazione dal TGV, eccolo qui, questo è un abitacolo da monovolume, questo poi è il concetto che cercavo di esprimere precedentemente, no? È una macchina completamente diversa, sicuramente meno tecnologica, ma gli spazi comunque, considerando che era una vettura di 40 anni fa, avevano tutto un altro spirito. Chiaramente le prestazioni erano completamente differenti, proprio perché non c'era bisogno di andare forte con una macchina del genere. Oggi invece il cliente, anche da un SUV, anche da un monovolume, comunque vuole un certo tipo di prestazione. Chiaramente servono ruote più grandi, serve tutto diverso e ovviamente poi si porta il concetto prestazionale verso una riduzione dello spazio, che ovviamente poi influenza anche il concetto di monovolume di 7 posti tipico delle Spass. Per quanto riguarda il motore di questa nuova generazione, abbiamo l'ultima declinazione dell'ibrido Renault con un motore 1200 3 cilindri, eccolo qui, lo vedete, che è collegato al cambio multimode di Renault, quindi un cambio a 4 rapporti però l'intervento molto importante da parte dell'elettrico. C'è un motore elettrico da 50 kW che contribuisce a quello da 130 cavalli a benzina nella spinta, e soprattutto attraverso un altro motore elettrico da 25 kW si vanno a sincronizzare i 4 rapporti del cambio, e soprattutto si vanno a creare altre modalità di utilizzo di questo cambio, che rinuncia alla frizione, per intenderci, per partire da fermo, e soprattutto consente diverse declinazioni di questi 4 rapporti, appunto in combinazione anche con le marce 2 riservate al motore elettrico, fondamentalmente andando a creare 14 rapporti differenti, per cui appunto sono 4 marce fisiche, tra l'altro a denti dritti, innesti frontali, esattamente come un cambio di Formula 1, ma con
tutta una serie di elementi che rinuncia ad esempio appunto al pacco frizioni, proprio perché la macchina parte sempre in elettrico, e parte in elettrico attraverso l'energia stivata all'interno di questo pacco batteria disposto centralmente all'interno della piattaforma, lo vedete, da 2 kWh, che non permette molta strada nella sola modalità elettrica, ma consente alla Espace di partire sempre in elettrico e di gestire tutte le sue fasi di cambiate, le fasi di retromarcia o comunque di avanzamento in città nella sola modalità elettrica, una piattaforma che viene condivisa anche con Nissan, per intenderci, all'interno dell'alleanza Renault-Nissan e adesso anche Mitsubishi, e ovviamente porta con sé anche delle tecnologie come le quattro ruote sterzanti, che adesso consentono all'Espace di girare fino a 5 gradi in controfase e di un grado in fase con le ruote posteriori, per cui di fatto è una tecnologia motoristica sicuramente molto avanzata. Fa strano pensare di andare in giro con una vettura di 4,70 m e solo un 1200, ma poi appunto ci sono due motori elettrici, uno per coordinazione e l'altro per spinta, che chiaramente poi consentono a questa vettura di muoversi con la forza di 200 cavalli sparati sulle sole ruote anteriori, e poi quattro ruote sterzanti per l'agilità e tutta una serie di elementi che fanno parte del mondo Espace, che consentono a questa Austral più 2, mettiamola così, di essere una vettura indubbiamente al passo coi tempi, tecnologica al punto giusto e chiaramente meccanicamente dotata di una capacità di essere ibrida e quindi accettata anche da quel mondo radical chic che ama l'elettrica, ama le ibride e ci fa andare in giro con un 1200 elettrificato al posto di metterci sotto un bel 2000 bombardone a gasolio. Di fatto i tempi sono cambiati ovviamente, e Renault, esattamente come altri costruttori, si deve adattare a delle esigenze che sono imposte dalle normative, per cui zac, ci si becca il 1200 con l'elettrico, che comunque fa il suo dovere, funziona benissimo, ma realmente un bel 2000 a gasolio lì sotto ci starebbe davvero molto bene. Detto questo, il prezzo non lo sappiamo ancora, sappiamo che l'Austral con la variante di motore E-Tech, quindi con il 1200 elettrificato, costa 39.500 euro. Posso ipotizzare che questa vettura costi circa un 10% in più rispetto all'Austral, quindi andrà intorno ai 45.000 euro più accessori, insomma, per averne una giusta si va dai 45 ai 50. Ecco, questo più o meno dovrebbe essere l'ordine di prezzo di questo nuovo prodotto firmato Renault, che evolve per la quinta volta il concetto di Espace, partendo da un prodotto già esistente come l'Austral, ma appunto portando con sé alcuni concetti di versatilità, di tecnologia e di spazio a bordo, che ovviamente non sono esattamente quelli delle Espace, ma comunque declinano un concetto di SUV in qualcosa di un pochino più spazioso e quindi si avvicinano al mondo delle Espace. Dai, con questo è tutto, vivo la passione per l'auto e full gas sempre, mi raccomando, ciao!